questa prima fase ci siamo soffermati su dei movimenti di base, una circolazione veloce della palla e momenti difensivi, il momento di accorciare se c'è un attaccante, il momento di salire invece su palla libera. Per quanto riguarda esempio il gruppo difesa, credo non ci sia soltanto un leader, ma chi va in campo deve essere prima leader di se stesso e poi della squadra. Cerco di essere sempre a supporto dei compagni, anche con una parola, per cercare i tempi alla squadra e le giocate. Stare lì in mezzo è importante perché vedi tutto il campo e in più cerchi di mettere nelle migliori condizioni tutti i tuoi compagni. Antonio in questo momento si sta soffermando su alcuni movimenti. Stiamo cercando, insieme comunque agli altri attaccanti, di svolgere un lavoro molto specifico con delle esercitazioni mirate in base al nostro gioco, alla nostra organizzazione di gioco, soprattutto nelle conclusioni e nei movimenti da fare quando in alcuni contesti gli viene richiesto. Per noi molto il lavoro più importante è nel tirare in porta, nel coordinarsi, nell'anticipare l'avversario, quindi anche nelle partite di allenamento per noi può essere fondamentale, quindi allenarci e migliorarci, quindi capire dove abbiamo dei difetti e cercare di limarli, ecco, sta tutto lì. Poi ognuno ha le sue caratteristiche, la propria inventiva.